Enrico, Enrico Ruggeri, benvenuto. Benvenuto, grazie. Grazie a voi. Prego, accomodati. Enrico, della tua esibizione Come lacrime nella pioggia dal penultimo album. A questo punto penultimo album. Perché Alma, da pochi giorni è uscito il... La rivoluzione. L'ultimo. Allora. A noi piacciono i vinili. Sì, ne abbiamo trovati alcuni tuoi... qualche La parola fa. Ai testimoni. 1988, stazione di Laveno, quindi zona Laghi, una serie di personaggi, sì, come a dire, questa volta racconto storie degli altri. Che è un po' un tratto caratteristico delle tue canzoni. A me piace. Comunque, una fonte di ispirazione. Le persone sono interessanti, magari non amo il mio prossimo come me stesso, però mi interessa il mio prossimo, sulla vita di ogni persona puoi fare qualsiasi cosa, dischi, libri, film. Eh certo, e notavamo, lo stavamo dicendo prima con Fred, anche esteticamente insomma una vaga assonanza, però questa è un'altra cosa, un'altra Sì, foto. Questa è un'altra cosa, dopo aver provato parecchie copertine sulla rivoluzione, che in realtà interpretavano la rivoluzione in senso più letterale, e poi proprio il classico, mettendo in ordine i cassetti, ho trovato questa foto, che è la foto della seconda liceo classico, liceo Berchier, anno scolastico 73-74. Oh. E ho detto, io non sto raccontando Che Guevara, i Kalashnikov, le grandi battaglie della storia, io sto parlando di quei ragazzi lì, quegli adolescenti, e comunque di tutti gli adolescenti che si trovano di fronte a un mondo che è diverso rispetto a quello che pensavano fosse. In particolare, naturalmente, con un occhio affettuoso verso la mia generazione. E allora poi sono anche venuto bene, perché sono in mezzo. E infatti ci chiedevamo, sembra... è possibile che sia lui, perché è perfettamente al centro, sì, della foto, lo sapevi. Sapevi che l'avresti usata? Se fossi Celentano direi, lo sapevo che l'ho fatta perché sapevo che 50 anni dopo avrei fatto il disco. La rivoluzione è anche il titolo di uno dei singoli che sono usciti. Sì, il singolo di apertura. Come ora... essere al liceo e pensare alla rivoluzione credo che sia capitato più o meno a tutti. Sì. Però magari si hanno rivoluzioni in testa diverse. C'erano rivoluzioni diverse, collettive o personali. C'era un'eredità, perché noi sentivamo parlare di questo 68 che non avevamo fatto in maniera romantica, e quindi le assemblee avevano una connotazione romantica, salvo che poi invece negli anni della mia adolescenza finivano a botte, lacrimogeni, Manganelli. E poi Brigate Rosse, lotta armata, quello del compagno di scuola che non vedi più e poi scopri che è entrato nella clandestinità, insomma la mia è una generazione molto particolare. Poi arrivò l'eroina, poi arrivò l'AIDS, insomma ne abbiamo viste di tutti i colori, però abbiamo visto anche passaggi epocali, siamo quelli partiti dal gettone del telefono e arrivati a WhatsApp. Sì, perché poi in un certo senso forse lo dicevi anche, ti ho ascoltato in questi giorni, dicevi che forse la tua generazione ha vissuto sì tanti cambiamenti, ma una vera e propria rivoluzione non l'ha mai fatta. No, l'ha sempre sfiorata. Sfiorata. E che cos'è quindi una rivoluzione? Come si fa una rivoluzione? Perché in realtà, ovviamente, il mondo non lo cambi. Cerchi di fare dei cambiamenti su te stesso, e naturalmente però ti scontri con le circostanze, per cui a volte il bello, il brutto della vita, la particolarità della vita è che non vinci mai del tutto e non perdi mai del tutto, e quindi sei sempre lì che assaggi un frutto proibito, poi però te ne tolgono un altro. E... quindi forse il segreto è un po' di equilibrio e cercare a stare, in equilibrio. Io sono uno che non si esalta particolarmente sulle vittorie e non si deprime sulle sconfitte, questa insomma credo sia la mia caratteristica migliore, almeno come modo poi di applicarsi alla vita. Vedo nelle foto all'interno del disco che sei tornato a scuola. Sono tornato al Berchier, che è rimasto quasi uguale, non ci sono banchi a rotelle o stranezze, è rimasto il mio liceo, sì. Senti, quest'album ci sono anche varie collaborazioni, una in particolare che torna alle prime canzoni. Ma sì, stai parlando di Silvio Capeccia, tastierista di Decibel, che insomma c'era questa frase, My Rebel Generation, la mia generazione ribelle, e invece di chiamare un virgulto trap di 15 anni ho pensato che la vera generazione ribelle è quella mia, quella di Silvio Capeccia, quindi ho deciso che la cantasse lui. E forse non siete riusciti a cambiare il mondo, non c'è riuscito forse nessuno, ma almeno il mondo non ha cambiato voi. Il mondo non ha cambiato noi, ci siamo divertiti, io sono più
pensavo alla, ti dicono nasci incendiario e muori pompiere, invece io sono più incendiario oggi. Adesso sì, hai fatto il percorso inverso. E come mai secondo te la vita che ti ha portato a fare questo? Ma un po' la vita, un po' l'indole, un po' il fatto che naturalmente se una cosa ti fa arrabbiare a 20 anni dici vabbè, ho di fronte chissà quanti anni per raddrizzare il torto subito. Se ti capita quando sei un po' age, cominci a pensare, sì, ti guardi un po' indietro, tempo dice, poi cioè, a restituire il colpo preso. Beh, in ogni caso non ti conosco, per carità, però insomma mi sembra che sia sempre, credo che tu sia sempre stata una persona in grado di dire senza problemi quello che pensava, insomma, sì, discorsi. Adesso mi hanno un po' interdetto, mi hanno tolto. Mi hanno un po' incanalato. Me l'hanno tolto, perché l'importante è continuare a dire quello che uno pensa, invece viva la libertà di espressione. C'è una canzone che si chiama Scusami, non sparate sul cantante. Ho letto che l'hai definita una canzone di autodifesa. Sì, anche ironica. Nasce da... Io ho un figlio che guarda compulsivamente i film di Sergio Leone. Ah beh. E quindi ci sono una serie di frasi all'interno della canzone presi, se un uomo con una pistola incontra chi tiene un fucile, sì, è certo. Di Sergio Leone, ma non è l'unica. Sì, ho voluto giocare insomma anche su una categoria che negli ultimi anni insomma non è stata trattata come meritava, e quindi a catena poi trattare male i cantanti vuol dire trattare male i musicisti, trattare male i tecnici, trattare male l'indotto, tutto l'indotto, trattare male tutta l'industria, tutto quello che c'è dietro a un concerto. Enrico, invece che cos'è, scusami Fred, il decalogo del buon musicista? Decalogo, allora io ho preso ispirazione da un regista che si chiama Lars von Trier, che fece Il Dogma, cioè un modo per riportare il cinema alle vette creative antecedenti agli americani, agli effetti speciali, eccetera. E ho pensato che c'è un modo di fare i dischi nel quale il cantante si prende una responsabilità e ha il suo suono. Perché oggi la cosa più triste è che se tu ascolti la radio, senti un suono con un cantante che canta e un minuto dopo senti lo stesso suono ed è cambiato semplicemente il cantante. Quindi è un decalogo che però implica una cosa fondamentale, che quello che darà il nome al disco, il cantante, deve entrare dal primo minuto e uscire all'ultimo messaggio. Magari starà meno in giro a fare storie su Instagram, ma deve stare in studio, perché il disco è il documento che rimane del tuo lavoro creativo. Se te lo fanno gli altri, non sei un artista. Raccontiamo, questo è un po' un decalogo che tu hai proposto ai tuoi musicisti durante la registrazione. Ci siamo attenuti a questo, per esempio oggi per vedere se la batteria è giusta si guarda la macchina per vedere se la batteria è in sintonia con il click. In realtà tu l'hai vietato il click. Ho vietato, la batteria viene ascoltata solo con il basso. Basso e batteria vanno ascoltati, valutati e suonati assieme. Insomma, una serie di norme che poi peraltro non ho inventato niente, cioè i dischi più belli della storia li hanno fatti così, non è che John Bonham dei Led Zeppelin aveva il click per l'autotune, Plant aveva l'autotune. Ma invece scherzando, al di là che naturalmente questo decalogo immagino che vada nella direzione della ricerca della qualità, ovviamente, sì, della professionalità, ma quanto sei ossessivo invece quando lavori e quando cerchi, quando fai qualcosa? Ma sì, diciamo che ogni musicista ha il suo santo graal, ha il suono, ha in testa un suono e poi che passa attraverso una serie di componenti che un po' lo cambiano. Quindi l'inizio del disco è stato un po' di riunioni per capire che tutti quelli che lavoravano con me avessero in testa lo stesso suono. Dopodiché sono mediamente ossessivo, non ripeto, non sul tecnicismo, se c'è il colpo di basso che non è, non mi interessa se insieme, sono più ossessivo sulla sensazione che non sulla tecnica. Quando prima dicevi che ogni tanto i musicisti vengono trattati male, i cantautori, a te va anche bene perché non sei solo un cantautore, sei stato anche un conduttore, in radio ti ho sempre seguito con grande piacere, soprattutto in radio, però sei anche un autore, ricordiamo che hai scritto canzoni molto belle che hai fatto cantare ad altri o ad altre che sono diventate molto famose, e quindi ti chiedo di introdurci il brano che stai per cantarci. Beh, sto per cantarvi un brano scritto
per Loredana Bertè. In realtà Ivano Fossati mi contattò, mi disse che stava lavorando alla Signora della Musica Italiana, che io non conoscevo. Che doveva ancora diventarlo. No, lei era già la Signora della Musica Italiana. Non lo conoscevi di persona, ma io non la conoscevo di persona, cioè ero uno dei tanti che la vedevano. Oh. e mi ha detto che stava, insomma, gli ho fatto sentire un po' di canzoni e lui ha scelto questa, che ora, come dicono i bravi cantanti, vado a eseguire.